sentito un brusio sul mio nome. Vorrei chiarire che non sono parente di Antonio La Forgia e non siamo qui per fare, diciamo, delle strane operazioni politiche. Io voglio ringraziare intanto Jessica e Andrea, gli organizzatori di questo spazio di confronto, non solo perché ci offrono questa possibilità, ma anche per l'impianto di aria condizionata che sta andando molto velocemente, molto a palla. E, a parte gli scherzi, io penso che noi abbiamo bisogno, come il pane, di discutere tra noi di quello che è accaduto alle regionali e soprattutto di come si sta insieme nella nuova fase politica che si apre. Io ho ascoltato gli interventi fino ad ora e molti di questi interventi sono interventi che ho condiviso profondamente e per cui andrò molto velocemente sulla mia riflessione anche per mancanza di tempo. Il punto è se noi vogliamo restare al risultato calcistico, non quello di ieri sera, ma quello delle regionali, quello del punteggio finale, oppure se anziché contare le palle che abbiamo mandato in rete vogliamo invece capire se la squadra ha ancora fiato e testa per continuare il campionato. Questo è il punto da cui io penso noi si debba partire. E allora, se la riflessione che vogliamo fare è questa, lasciatemi dire che forse dovremmo andare un po' più al di là delle analisi che ho ascoltato, non qui evidentemente, ma che ho ascoltato in questi giorni. E allora faccio tre brevi riflessioni. La prima, l'ha detto molto bene Jessica nella sua bella redazione, c'è una irresponsabile sottovalutazione del dato dell'astensione. E quando io ho ascoltato la conferenza stampa del gruppo dirigente nazionale rimuovere completamente il tema della partecipazione al voto, ho avuto un brivido, perché il primo tema con cui noi dobbiamo misurarci è esattamente questo. E penso che tu puoi anche sostenere la tesi per cui non partecipare al voto sia un diritto del singolo cittadino, ma quando questa non partecipazione diventa endemica, diventa profonda, allora sei di fronte non a libera scelta, è come se una vasta area di elettorato ti abbia detto: guarda che altro che libera scelta, l'unica scelta che possiamo fare è quella di non partecipare al voto per segnalare una distanza dalla politica e della politica. E quando sei di fronte a questo fenomeno, allora la domanda deve essere ancora più profonda di quella che ti stai ponendo. Il tema è se quella ferita della democrazia e se la qualità della democrazia viene minacciata, qual è la risposta che stai organizzando? Io la penso così. Noi non ce la possiamo cavare di fronte a questo fenomeno così endemico semplicemente immaginando che sia bastata la retorica della velocità, la retorica della creazione dei campi di contrasto ossessivi anche all'interno del nostro campo, della divisione. E non ce la possiamo cavare semplicemente con le cose che abbiamo ascoltato fino ad ora anche da parte del nostro partito, vorrei dire soprattutto da parte del nostro partito. Quando il fenomeno ha quelle dimensioni, allora la riflessione deve essere molto più profonda e molto più cogente. Secondo aspetto, guardate, per me che sono un semplice deputato, non aver votato alcuni dei provvedimenti cruciali di questo governo, a partire dal Jobs Act, passando per l'Italicum, e non aver partecipato al voto sulla buona scuola, è stata una grande sofferenza. Anche su questo Jessica è stata molto efficace. Ed è una sofferenza in relazione al fatto che tutti noi abbiamo avuto ruoli di direzione politica a più livelli, sappiamo che cosa vuol dire deviare dalle scelte del nostro partito. Ma io non voglio che questa discussione si riduca semplicemente a una discussione sul tema della disciplina del partito e del rispetto del principio di maggioranza. E noi siamo i primi interessati ad aprire questa discussione, perché se si apre una discussione su come si rispettano le scelte, allora si deve aprire una discussione su come si creano quelle scelte, su come si assumono, se si assumono effettivamente all'interno degli organismi o se c'è un meccanismo extracorporeo per cui le decisioni prima si assumono altrove e poi si ratificano nella direzione e nel gruppo parlamentare. Allora il tema non è quello della disciplina. Il tema è che noi non abbiamo votato quei provvedimenti per tenere in vita un filo di comunicazione con quei pezzi di elettorato con cui abbiamo drammaticamente divorziato, e le elezioni regionali sono la dimostrazione che si è consumato drammaticamente questo divorzio. Forse è stato un tentativo persino disperato,
Ma la domanda non è il rispetto del principio di maggioranza, la domanda è se tu puoi fare la riforma del mercato del lavoro imponendo un impianto sociale sbagliato e soprattutto se la puoi fare contro quei soggetti intermedi che non devi emarginare ma devi includere in un nuovo patto di innovazione del paese. Il problema è se tu vuoi fare la riforma della Costituzione, la più grande rivisitazione delle regole della Costituzione, non allargando ma restringendo le maglie della partecipazione, imponendo un passaggio, io dico, non corretto per usare un eufemismo, come quello di porre la fiducia su una materia intimamente parlamentare come quella sulla legge elettorale. La domanda è se tu vuoi riformare la scuola senza la scuola e contro quel mondo che è culturalmente, politicamente, persino affettivamente vicino al tuo partito. Questa è la questione. Poi ragioniamo anche del tema della maggioranza e del rapporto con le minoranze. Ma la questione non è se il partito vuole discutere con le minoranze. La questione è se il partito vuole discutere con se stesso. Io non ho mai partecipato. Non ho mai partecipato a così tanti dibattiti e iniziative organizzate dai circoli, dal Partito Democratico, dopo aver assunto le decisioni principali. È un partito che discute dopo aver assunto le decisioni più importanti, è un partito che non funziona ed è persino un partito inutile. E io voglio invece costruire un'altra modalità di costruzione di un dibattito. Terzo punto, un minuto e chiudo. C'è un tema enorme, gigantesco, che è quello della legalità. Guardate, io non mi riferisco ovviamente soltanto al tema gigantesco di Mafia Capitale, c'è una vicenda inquietante che ha attraversato un pezzo della campagna delle regionali e tutta la discussione sulla commissione antimafia. Io mi sono interrogato se fosse opportuno e fosse opportuna quell'iniziativa soprattutto in relazione alla tempistica. Me lo sono chiesto e vorrei dire che al netto del giudizio che si dà su quel passaggio noi non possiamo non esprimere solidarietà nei confronti della Presidente della Commissione Antimafia che è stata oggetto di un attacco secondo me ignobile e che io non avrei voluto vedere all'interno del mio partito. Io mi sono chiesto questo, ma mi sono anche chiesto quanti danni abbia fatto il titolo di uno dei più grandi quotidiani di questo paese che ha appunto titolato il PD contro la commissione antimafia. Io voglio che il PD sia a fianco della commissione antimafia per ribadire che quello è un pezzo del nostro profilo, della nostra identità, della nostra cultura politica. Allora la questione, e lo dico anche a chi ha sottolineato questo aspetto positivo, non è semplicemente commissariare pezzi di partito. Non può essere quello soltanto il tema, e abbiamo fatto bene a farlo a Roma. Il punto è che il tema della trasparenza e della legalità ha a che fare intimamente col tema della selezione della classe dirigente, il tema del partito. Se non discutiamo di questo, ho paura che noi stiamo su una strada sbagliata. Chiudo davvero su questo. Guardate, domani c'è una direzione importante. Gianni ci rappresenterà in questa occasione, io non ho dubbi, e farà esattamente quello che è accaduto in tutti questi mesi rappresentandoci al meglio. Voglio dirlo a noi, a un pezzo delle minoranze che si muovono all'interno di questo partito. Il risultato delle regionali non può essere interpretato semplicemente come l'occasione per ritarare i rapporti di forza tra maggioranza e minoranza. A me questa cosa qui interessa poco. Mi interessa capire se il partito ha capito che sta accadendo qualcosa di enorme nel paese e quindi si è appreso la lezione, e quindi mi interessa capire su tre cose il partito cosa risponde, che cosa facciamo di questo partito e come riconduciamo sui giusti binari il tema della classe dirigente, come ricostruiamo il centro-sinistra in questo paese riannodando quei fili che abbiamo spezzato anche per nostra responsabilità in questi due anni, perché il PD è un partito di governo, ma il PD non può governare concependosi come un partito che esaurisce in sé la funzione della sinistra in questo paese. Costruiamo un ponte e un dialogo forte con ciò che c'è fuori da noi e alla nostra sinistra. E terzo, ripartiamo dal mondo. Io penso che la discussione, anche queste regionali, abbiano dimostrato il provincialismo del dibattito pubblico anche all'interno del nostro partito,
che vuol dire, sono d'accordo con chi l'ha detto, parlare del grande tema dell'immigrazione, dei flussi migratori come quel fenomeno animato dalle grandi disuguaglianze del mondo, parlare di Europa, parlare del rapporto tra l'ambiente e la sostenibilità del pianeta e parlare della democrazia e del rapporto con le nuove tecnologie. Io penso che si debba mettere a punto un'agenda politica e culturale. Penso che il PD abbia bisogno di sinistra, penso che il PD debba essere innanzitutto il partito che la rappresenti e penso che chi sta guidando il PD in questo momento abbia la responsabilità di tenere unito il partito che ha appunto assunto la responsabilità di governare il paese nella fase più difficile della sua storia. Questa volta non siamo noi a dirlo, noi le minoranze, questa volta sono gli elettori e sarebbe molto molto utile che noi iniziassimo ad ascoltarli. Grazie. Grazie Filippo Romeo, veramente.